Siamo a casa qui al Teatro Amruzzi, ci hanno fatto trovare come gradita sorpresa e per questo ringrazio il sindaco Fabio Fece e tutti i suoi collaboratori, appunto la marcia trionfale della Lisda che ha accompagnato l'ingresso in campo, in questo caso sul palco, del presidente del Parma Calcio 113, Nevio Scala. Dei due calciatori, uno senior, l'altro young, diciamo così, uno giovane, l'altro leggermente più esperto, diciamo così, Cristian Longobardi e Lorenzo Adorni. Fa parte della nostra squadra e dell'organizzatore del nostro progetto Pensa Pulito con Folletto. Siamo alla terza puntata, alla terza tappa del nostro giro itinerante delle scuole primarie della provincia, Mattia Incannella. Un progetto che il nostro sponsor Folletto ha voluto lanciare per trasmettere i valori di positività, valori che sono alla base del progetto del Parma Calcio, pienamente condivisi appunto dal nostro sponsor. Ma tra le aziende che hanno aiutato il Parma in questa sua rinascita nell'ultimo anno c'è sicuramente anche Rubiano e appunto una delle aziende del territorio che ci hanno dato una mano a rinascere, ma che è un'azienda insomma che cerca di trasmettere valori positivi anche per quanto concerne l'alimentazione. Qui ci racconterà qualcosa di interessante la rappresentante, che è Silvia Vergalli. Il padrone di casa, diciamo così, che ci ospita, che ci farà una piccola introduzione, sarà il sindaco Fabio Fece, che è accompagnato a propria volta dalla sua squadra, da preziosissimi collaboratori, Pietro Battioni, che è consigliere comunale, e l'assessore Marco Bertolani. Un applauso per tutti. Allora, sindaco Fabio Fece, grazie per questa squisita accoglienza. Non è la prima volta che il Parma Calcio 1913 viene a Noceto, abbiamo già giocato anche una partita amichevole pochi giorni fa, abbiamo avuto l'onore di essere ospitati anche al Cinema San Martino con pura passione il filmato voluto dalla Ringo con protagoniste le calciatrici del Parma Calcio 1913, abbiamo fatto una visita importante anche all'azienda Il Giardino, se non ricordo male il nome, e alla cooperativa per la precisione, e insomma questo legame tra il Parma Calcio 1913 e Noceto è bello stretto. Bene, intanto ciao a tutti, ciao ai bambini, siete come sempre bellissimi, poi con questa coreografia con le bandierine ancora più belli, quindi grazie, penso che questo faccia molto piacere al presidente del Parma Calcio, Nevio Scala, grandissimo calciatore del panorama massimo nazionale del calcio, grandissimo allenatore del Parma, lui è l'allenatore che ha portato il Parma Calcio negli anni 90 a vincere importanti trofei, e quindi di questo gli diciamo grazie, di questo suo attaccamento al Parma. E poi avete visto questa rinascita, il Parma ha avuto delle disavventure, ma noi le stiamo già dimenticando, anche se comunque hanno inciso particolarmente negli ultimi 10 anni queste diciamo situazioni che hanno portato la squadra del Parma Calcio a soffrire una situazione, e la nostra città di Parma, perché noi vogliamo bene il nostro capoluogo, noi siamo vicini a Parma, confiniamo con Parma, siamo comunque un paese importante che però guarda il capoluogo con tanto interesse e guarda anche la sua squadra di calcio. È per questo che noi siamo molto vicini al Parma Calcio e abbiamo seguito sia il momento di difficoltà, ma adesso c'è veramente questa rinascita. La rinascita è stata concretizzata domenica 17 appunto con questa importante vittoria che ha sancito con tre giornate d'anticipo è la promozione tra i professionisti, è la ex C2, è comunque la Lega Pro,
perché sapete che c'è la serie A, la serie B, la serie C, la serie D, loro hanno una serie D per semplificare, perché i bambini hanno bisogno di semplificazione. Tutti oggi parlano di semplificazione, ma continuiamo sempre a dare delle cose, dei paroloni sempre più difficili, lega parola, eccetera, eccetera. Sarebbe come la categoria C, ecco, la serie C, va bene, il PAM è tornato a questo livello e quindi torna questa rinascita, torna e ci auguriamo questa importante risalita, perché una squadra di calcio a PAM nelle massime categorie fa bene a tutti, fa bene perché il PAM ha saputo incarnare in questa società, ma anche in quelle società che hanno sempre portato anche traguardi importanti, i veri valori dello sport. Il PAM calcio, avete visto, ha ripreso, anche se in Serie D, ad essere in mezzo alla gente, a portarsi nei paesi, a visitare le realtà dei paesi. Oggi sono qua con voi, con i bambini, perché vogliono darvi dei messaggi importanti, che sono quelli che lo sport deve essere visto come qualcosa di sano, di vero. Io penso che il PAM calcio questo lo interpreti a tutti gli effetti. Quindi io ringrazio i calciatori, ringrazio il presidente, tutta la società. Gabriele Maio, nessuno l'ha presentato, lo presento io, è colui che abbiamo tenuto anche i rapporti per queste iniziative che abbiamo portato, dalla partita, andare a trovare le persone con disabilità, dove questi bambini fanno progetti importanti con la cooperativa del giardino, con le persone con disabilità, perché noi vogliamo che anche la diversità, abbiamo sempre mai dimostrato da tempo, la diversità tra noi è una normalità, perché ognuno di noi è diverso dall'altro, e allora noi siamo perché tutta questa diversità sia una normalità. E grazie al PAM che ha fatto queste testimonianze di forza che sono proprio importanti, anche perché ci fanno sentire comunità. E poi abbiamo fatto questa, perché qua sono anche delle bambine, sono i bambini e sono anche le bambine, caro Presidente. Allora queste bambine devono sapere che c'è questo bel filmato da guardare, e penso che la scuola poi chiaramente lo guarda, eccetera, eccetera. Un filmato dove anche questa squadra di calcio femminile, che tra l'altro le origini nascono proprio da Noceto, grazie ai belli impianti che noi abbiamo realizzato a Noceto, è nata anche una squadra di calcio femminile, la squadra di calcio 5, che poi è diventata squadra di calcio 11, però mantenere il calcio femminile è costoso, perché tutti questi sport importanti, sapete, quelli che sono magari considerati anche, non dico minori, perché fa sempre calcio, ma il calcio femminile non ha la stessa, diciamo, attenzione del calcio maschile. Il PAM calcio ha voluto dare l'attenzione importante anche alle donne, e quindi c'è questa squadra di calcio femminile che è molto importante, e anche loro stanno facendo grandi successi. Quindi ecco perché abbiamo fatto sì che Noceto ospitasse al Cinema San Martino questa realtà di questo filmato, che è un filmato molto commovente, molto bello. Allora, bambini e bambine, noi saremo sempre forti in base a quello che faremo. L'importante è fare sport, è importante farlo in modo serio, con spirito di sacrificio e con la massima onestà. Questo è Noceto, questo messaggio del Noceto viene proprio da questi bambini, dalle loro insegnanti, da questa scuola, che penso che sia una scuola di alto livello. Grazie a tutti. Grazie al sindaco di Noceto Fabio Feci per queste sue parole, che ne rubo qualcuna, perché lui prima diceva che la diversità è normalità, e noi vorremmo, Presidente Nelio Scala, che la nostra diversità come PAM calcio diventasse normalità in un mondo che tante volte è stato afflitto da tanti veleni, diciamo così, mentre noi vorremmo essere portatori di valori di positività, valori sani, diciamo così, e che la nostra diversità possa diventare normalità. Intanto ciao a tutti, un abbraccio affettuoso e complimenti, perché siete davvero bellissimi. La coreografia, che non so chi l'ha studiata, è stata veramente commovente. Io quando sono entrato e ho sentito la musica di Verdi, ma ho visto tutte queste bandierine sventolare, mi sono veramente emozionato, e sono ancora emozionato, perché sono di fronte al nostro futuro. Voi siete il nostro futuro. Il vostro sindaco ha detto delle parole bellissime, ha detto delle parole che avranno sicuramente inciso sulla vostra anima qualche cosa di importante. La diversità per noi non deve esistere. Però noi vogliamo essere diversi da quel calcio che è stato negli ultimi anni.
Sapete che il calcio è pieno di inquinamenti, il calcio è pieno di veleni, e io alla presentazione di questo progetto mi sono lasciato sfuggire una parola. Noi vogliamo fare un calcio biologico, che significa vogliamo fare un calcio senza veleni. Ecco, questo è il nostro progetto. E voi in questo momento ci state aiutando, ci state dando veramente una grande spinta, perché vedervi così belli, puliti, sorridenti e vedervi così numerosi a partecipare a questo progetto veramente mi dà una spinta incredibile. Io vi ringrazio, io vi auguro veramente di passare con noi qualche minuto così di allegria. Io mi auguro però di vedervi presto tutti ai Tardini a festeggiare. Ciao. Grazie Presidente Nevio Scala, che siete bravi già adesso a sventolare la bandiera, ma io vi chiedo qualcosa di più. Oltre a sventolare la bandiera, io vorrei sentire un bel Forza Parma, perché dobbiamo far sentire il Nevio e i nostri ragazzi in casa. Sì. Si può fare anche di meglio, diciamo così, che al mio 3 dovrete far venire giù le pareti. Quindi mi raccomando, al mio 3 un bel Forza Parma, bello intenso. Attenzione, 1, 2, 3. Cosa facciamo, Nevio? Parlo piano? Siete veramente incredibili. Io non pensavo mai che... Io sono uno che mi commuove molto facilmente, però veramente siete ammirevoli, siete qualcosa che resterà nel mio cuore per sempre. Grazie molte. Grazie Nevio, e grazie perché la sua commozione, diciamo così, è contagiosa. Merito suo e merito vostro, appunto, che ci fate commuovere. E insomma, abbiamo sentito Forza Parma, abbiamo sentito, vi abbiamo visto sventolare queste belle bandiere crociate. Ricordate che questo simbolo noi lo portiamo sempre sul cuore, cucito addosso sulla nostra pelle, e speriamo possa essere così anche per voi. E caro sindaco, ci avete accolto con la marcia trionfale dell'Aida, però mi sembra di aver capito che ci sia un'altra piccola sorpresa. Sì, ma sei tu che l'hai tirata, volevo metterla alla fine, visto che insomma gli animi si sono un po' surriscaldati. Poi facciamo il bis, d'accordo? Allora chiedo al nostro tecnico di passare col secondo pezzo, perché è un pezzo molto, come dire, folkloristico, un pezzo parmigiano al 100%. A questo punto lo ascoltiamo, perché l'abbiamo ascoltato tante volte nei social domenica sera quando si festeggiava. Quindi partiamo con il secondo pezzo e ascoltatelo, perché è un pezzo molto bello, è della nostra terra e quindi dedicato al Parma. Grazie, prego regia. Sventolate! Sono crociati e tutti i campioni, sono del Parma, i prodi calciatori, vinceranno, sono leoni, vanno fuori, sempre gol, poi nessuno li potrà fermare, sono morti che sanno lottare, fanno gol, sempre gol, e campionato sono la gloria, Forza Parma, Forza Parma. Sempre gol, e campionato.
la regia un po' tiemanna ci ha tagliato le ultime note. Comunque, insomma, questa era Forza Parma, uno dei vari remake che ci sono stati in questi anni, la rivisitazione, se non ricordo male, questa di Antonio Benassi. Bene, dobbiamo anche entrare nel vivo di questa nostra iniziativa, perché voi avete davanti a voi, avete quella bandierina che dovrete custodire gelosamente, perché tra 20 anni, quando avrete la mia età, vabbè 30, 40, quando avrete la mia età dovrete averla ancora con voi nel ricordo di questa giornata, magari sgualcita perché l'avrete utilizzata allo stadio da sventolare. Dicevo, oltre alla bandiera crociata avete dei pennarelli, avete delle matite, avete un fumetto che Folletto ha messo a disposizione e che dovrete, diciamo così, disegnare. Poi avrete un altro foglietto più piccolo dove cercheremo di fare anche gli autografi verso la fine di questa giornata. Insomma, per capire cosa bisogna fare con questi attrezzi, questi strumenti di lavoro che vi sono stati messi a disposizione, io chiamo qui sul palco, o meglio c'è già, però lo invito ad alzarsi in piedi, anche se è bello lungo, quindi dovrei dirgli inginocchiati, Mattia Incannella, che è il responsabile marketing e commerciale del Parma Calcio 1913, e, diciamo così, artefice di questa iniziativa. Grazie a lui, alla sua squadra di collaboratori e appunto a Folletto, possiamo ritrovarci insieme per questo momento di gioia. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, facciamo vedere subito il filmato, così facciamo capire insomma quello che dovete fare. Vediamo se riuscite a fare meglio di Cristian. Questo per me significa pensare pulito. So che voi bambini farete sicuramente di meglio. Vi aspetto giovedì a Noceto. E anche Lorenzo Dorni a raggiungerci qua di fianco. Allora lì dentro il video sembrava quasi un foglio bianco, perché come vedrete anche voi, insomma, le matite, prima di lasciare il segno bisogna calcare ben bene, ma l'importante era appunto il lancio di un'idea, il lancio dell'idea dei valori, no? Per esempio del fair play, dicevo prima, della corretta alimentazione. Ci sono tanti valori che sono dietro la rinascita del Parma Calcio, che sono all'interno dei giocatori del Parma Calcio e che così abbiamo cercato di tradurre in questo disegno che abbiamo fatto l'altro giorno. E ora abbiamo lanciato il guanto della sfida a questi bambini che devono cercare di fare un'opera d'arte più bella della tua. No, non avranno sicuramente problemi, insomma, saranno sicuramente più bravi di me. Quello che conta è far gioco di squadra, secondo me è una cosa molto importante nella vita in generale, per tutto quello che vorrete fare. E soprattutto non mollate mai, se volete fare una cosa credeteci e inseguitela, perché con la vostra testolina potete raggiungere traguardi inimmaginabili. Ve lo dice un giocatore che per esempio all'inizio di quest'annata ha avuto un infortunio, ma lui non si è lasciato sopraffare ed è stato più forte di questa sfortuna. E poi ne ha avuto un altro, porca boia, perché alle volte succede, perché non è che tutto nella vita è rose e fiori, e ahimè lo scoprirete quando sarete un po' più anzianotti. Eppure è tornato fuori e ogni volta che è tornato ha lasciato un segno importante, segnando gol importanti, arrampicandosi sulla ramata, su queste recinzioni dello stadio, e per questo dai bambini un po' più grandi, diciamo così, è molto amato. È stata un'annata sicuramente complicata, però ogni ostacolo serve a metterci alla prova. Se noi riusciamo a saltare quell'ostacolo,
dopo diventiamo ancora più forti, per cui il messaggio secondo me è non dire mai non ce la faccio, si può far tutto, anche se è difficile, ci sono i problemi di matematica, insomma c'è l'italiano, c'è, le materie non sono semplici, però non dite non ce la faccio, dite ci provo e vedrete che un po' alla volta verrà tutto più semplice. E visto che bisogna pensare pulito, ci provo senza barare. Ma assolutamente, se barate oggi probabilmente domani sarete scoperti, quindi le marachelle si fanno perché siete bambini, giustamente è giusto anche sbagliare, l'importante è provarci e farlo nel modo giusto, aiutando anche i compagni che sono in difficoltà. Grazie a Cristian Longobardi, dall'esperto al giovane. E insomma, Lorenzo Adorni, tu hai 2 o 3 anni più di questi ragazzi, giusto? Sì, sono quasi della loro età. Quasi della loro età, quindi insomma nel giro di poco tanti di loro potranno giocare titolare con la maglia del Parma. È proprio così semplice oppure il percorso prima di arrivare è lungo e tra l'altro non è ancora terminato? No, sarà abbastanza lungo, non è facilissimo, però anche quello che ha detto Longobardi sono parole importanti che non bisogna mollare mai. Io ci ho sempre provato e ho realizzato il mio sogno, quello di giocare a Tardini. E quindi vi posso dire, non mollate mai, che i sogni si possono realizzare. Tu quanti anni hai? 17. E quanti anni avevi quando hai fatto l'esordio allo stadio? 16. 16. E quindi insomma, vedete, non è lontanissima la meta. Bisogna avere qualità, però bisogna queste qualità anche metterle a frutto, perché insomma quando ci sono dei talenti vanno fatti fruttare. Tu ad esempio con i tuoi talenti come sei messo? Ma talenti, qualche talento ce l'ho, se no qua non c'ero, però bisogna sempre migliorare, bisogna sempre dare il massimo e migliorare questi talenti e anche i difetti. Cioè che tu non hai smesso di studiare, no? No, vado ancora a scuola. Allora, prendete esempio, ecco, cioè, magari qualcuno di voi nelle scuole che frequenta lui ci arriverà poi, prima o poi, no? Però voglio dire, tenete presente che lo studio è una componente importante, perché quel signore che abbiamo visto prima, che è il nostro preside del Bio Scala, se Lorenzo non ha un bel profitto scolastico e dopo poi insomma magari gli dice no, così non va bene, e magari sta attento, non dico più al profitto scolastico che è quello del campo, però è chiaro che ci sta abbastanza attento, ti serve, no? Quello signore lì. Sì, se prendo dei botti voti mi manda fuori dalla classe. Fuori dal campo, attento, ecco perché ti vediamo poco ultimamente. No, ovviamente stiamo scherzando. Va bene, grazie a Lorenzo, grazie a Cristian. Io direi, oggi ho stravolto un po' la scaletta rispetto al solito, però volevo sfruttare la vostra maggiore attenzionalità proprio così all'inizio, per dopo poi vi facciamo sbizzarrire con delle parti creative, cioè con i vostri disegni e con la visione dei filmati e quant'altro, però prima vi facciamo così sentire tutte le nostre parole, tra queste quelle di Silvia Vergalli del prosciuttificio Giuliano, che invito qui al mio fianco. Abbiamo detto prima, Silvia, dell'importanza della corretta alimentazione e vabbè, noi siamo reduci tra l'altro con il presidente Scala, Mattia e tutta la nostra squadra da una visita al caseificio Montecoppe, dove viene prodotto il parmigiano reggiano, e lì tra l'altro nel negozio abbiamo visto che c'è questa sinergia e quindi vedete tutti i valori positivi dei nostri sponsor. C'era appunto anche il vostro prosciutto Giuliano, che non è un prosciutto come tutti gli altri. Buongiorno a tutti, intanto saluto tutti i bambini, saluto tutti, saluto i campioni di oggi, i campioni di domani e anche le campionesse di domani, perché come si è detto anche le donne hanno un ruolo importante. Allora, io sono qui per parlarvi un po' cosa c'è qua alle mie spalle.
Un panino. E con cosa è fatto? Col prosciutto. Esatto, il prosciutto è un alimento che va benissimo per fare sport, va benissimo per qualsiasi attività, va bene per voi che siete bimbi, va bene anche per le persone un po' più grandi, anche per gli anziani. Però, come dicevamo, i prosciutti non sono tutti uguali, anche i vini non sono tutti uguali, anche le squadre di calcio non sono tutti uguali, infatti il Parma ha vinto, è stato promosso. Perché non sono tutti uguali? Perché dipende in realtà da chi li fa, perché ognuno ha un po' la sua ricetta, anche gli allenatori hanno le loro ricette, anche chi fa il prosciutto ha la propria ricetta e a seconda appunto di questo metodo per produrre poi il prodotto finale è diverso. Il nostro è un prosciutto che si chiama Rugliano, che è 100% italiano, 100% naturale, è un prodotto del nostro territorio, della zona attorno a Parma. Infatti, se vedete questo bellissimo cuore, significa che le cosce per fare il prosciutto vengono scelte non solo da delle regioni che sono in Italia, ma proprio nel cuore della pianura padana, quindi nella zona attorno a Parma. Questo è il mio capo, che fa il prosciutto, e ha una lunga esperienza perché il metodo per fare il prosciutto gliel'ha insegnato il suo nonno, che ha insegnato questi segreti, queste ricette al suo papà, e adesso c'è lui che fa il prosciutto. Ed è un prodotto 100% naturale. Dicevamo anche dell'importanza, insomma, di prodotti che non contengano veleni, come è importante per tutte le cose. Infatti ci sono solo due ingredienti per fare il prosciutto, uno è la coscia di suino, di maiale, e l'altro è il sale marino, però ne mettiamo pochissimo. Non c'è null'altro, non ci sono conservanti, non ci sono additivi, coloranti, nulla. E infatti è un alimento sano. L'unico altro ingrediente che c'è è l'aria dei nostri monti. Rugliano, infatti, è l'antico nome, il nome che si usava al tempo dei Romani, che tra un po' studierete se non state già studiando, è il nome latino di Riano, che è un paesino sui nostri Appennini, dove c'è il microclima, l'aria fondamentale per la stagionatura del prosciutto. Ed è importante, appunto, che vi ricordiate che i prosciutti non sono tutti uguali, proprio come le squadre di calcio. Questo è il prodotto finito e qua ci sono bambini come voi che mangiano in modo sano un prodotto appunto che è 100% italiano, 100% naturale e che va benissimo per fare sport. Grazie. Bene, bene, bene. Grazie a Silvia Bergagli del prosciuttificio Rugliano, abbiamo imparato cosa significa. E adesso per imparare bene cosa significa il Parma Calcio, guardiamo un film, cioè un film che vale più di tante parole.